dell'IoT è quello di offrire al mondo dell'IT i dati in modo semplice, che sta a indicare come è importante fornire il dato esattamente come l'IT se lo aspetta, quindi con degli standard che sono tipici dell'IT. Ovviamente anche in modo economico e per ultimo utilizzando una filosofia plug and play che sostanzialmente sta a dire che questo passaggio avviene tramite una configurazione e non tramite la scrittura di codici. La EFA Automazione ricopre un ruolo fondamentale all'interno di questi nuovi modelli, di questi nuovi paradigmi, in quanto da 30 anni, e quest'anno ricorre proprio l'anniversario, si occupa di automazione industriale ed in particolar modo di comunicazione industriale. Ora, la comunicazione industriale ci consente di offrire a tutti i nostri player una connettività infinita. A riprova di questo portiamo numeri concreti, portiamo non solo 30 anni di storia, ma 14 milioni di fatturato, sviluppati con un organico di 24 tecnici, attraverso il quale offriamo un servizio a 360 gradi di natura tecnico-commerciale sul territorio nazionale. Questo è avvenuto attraverso l'utilizzo di gateway, attraverso l'utilizzo di convertitori di protocollo, di strumenti software basati su tecnologie standard come l'OPC, di tecnologie che permettono la lettura, di due database diversi e quindi la condivisione di dati con due database diversi, eccetera, eccetera. Con cioè una serie di tecnologie che la EFA è andata cercandosi in giro per il mondo, letteralmente, ha messo insieme e ha portato sul mercato italiano per consentirgli appunto di facilitare questa convergenza OT-IT. Attraverso il revamping e il retrofit si possono ottenere degli enormi vantaggi di natura economica, in quanto tramite aziende come la nostra, che vantano una profonda conoscenza nella digitalizzazione dei sistemi e nella loro messa online, si possono adeguare gli asset esistenti, intesi come macchine ed impianti, e renderli capaci di generare dati nel giro di brevissimo tempo e con investimenti estremamente contenuti. Fino alla fine dello scorso secolo il mondo dell'IT era un mondo ad EFA assai sconosciuto, cioè noi non avevamo mai a che fare con il mondo dell'IT e l'IT non aveva a che fare con EFA. EFA però si è resa conto che nel frattempo il mondo IT aveva bisogno di dati, e la EFA aveva bisogno di trovare orizzonti nuovi. Si è messa a cercare tecnologie che permettevano la convergenza tra l'OT e l'IT. Già si parlava di silos di dati, cioè di situazioni per cui nel factory floor esistevano macchine che avevano al loro interno dati che dovevano essere estratti per poter essere utilizzati. Nel frattempo in più il piano 4.0 ha scatenato i vari IT, cioè i sistemi integrator del mondo IT, alla ricerca di connettività verso il basso, ma senza avere nessuna esperienza. Abbiamo però sperimentato alcuni incontri piacevoli con questi signori che hanno fatto nascere subito un amore che è nato perché hanno capito che noi eravamo i player dell'OT, ma che conoscevano anche l'IT.